Walter Eugeni è il responsabile del settore giovanile della ASD Petrignano Calcio. Prima di parlare di settore giovanile, però, dobbiamo sapere, visto il look, di cosa si occupa nella Sagra 2018. Allora, io nella Sagra mi occupo, sono responsabile della sala e gestisco un po' diciamo, tutti i ragazzi che sono lì a servire. E anche il fuori, per quanto riguarda il bar e per quanto riguarda la mescita delle birre, queste cose qua, ecco. Come responsabile del settore giovanile, quindi conosci praticamente tutti i ragazzi che lavorano alla festa? Sicuramente conosco tutti i ragazzi, tutti per nome e per cognome, perché sono il nostro settore giovanile, sono in circa sui 180-200 ragazzi, quindi bene o male a me poi piace vedere tutti, dai ragazzi quelli più grandi che fanno l'agonistica ai ragazzini quelli più piccoli, diciamo, che incominciano da quest'anno a giocare. Un grande movimento quello del settore giovanile della SD Petrignano Calcio, che nella prossima stagione diventerà ancora più protagonista, perché diventerà un po' il fulcro di quella che sarà la nuova squadra che affronterà il campionato di promozione. Sicuramente noi sul settore giovanile ci puntiamo tantissimo, perché il settore giovanile è il futuro della prima squadra. Poi se qualche giocatore sarà particolarmente predisposto, avrà delle attitudini particolari a giocare a calcio e diventare un giocatore a tutti gli effetti, potrà andare a giocare, io mi auspico, o in Serie A, che sarebbe il massimo dell'aspirazione, diciamo, di qualsiasi giocatore, ma comunque sia anche rimanere a giocare in eccellenza, in promozione, credo che sia una bella esperienza sicuramente. Settore giovanile che può godere delle bellissime strutture che possiamo ammirare anche qui alla festa. Esatto, noi abbiamo un campo, diciamo quello da calcio, grande, dove si allenano, diciamo, la maggior parte delle volte si allena l'agonistica sono i ragazzi del 2002, 2003, 2004, 2005, poi sul campo quello, diciamo, da calcetto a 8 si allenano i ragazzi quelli più piccoli che fanno parte, diciamo, della scuola calcio, partono dai Pulcini ai piccoli amici. Un fiore all'occhiello di questa stagione è la grande impresa della Juniores, che è volata in A1 grazie al successo nella finalissima contro una big come l'Orvietana. Ecco, diciamo, questa è la sintesi di tutto il lavoro che è stato fatto, un progetto che è nato 3 anni fa, che l'abbiamo portato avanti, ci abbiamo creduto e quest'anno abbiamo raccolto i frutti. Questi ragazzi ci hanno dato una soddisfazione enorme, ma non tanto per il salto di categoria, ma per come si sono dimostrati, l'attaccamento alla maglia e soprattutto al gruppo che c'è stato, perché ricordiamoci una cosa: nel calcio quello che vince è il gruppo. Noi possiamo mettere insieme 11 campioni che però se non fanno gruppo sono 11 sprovveduti in campo. Stanno c'è stato il gruppo, c'è stato il frutto di un lavoro di 3 anni. Lavoro di gruppo, attaccamento alla maglia, questi sono i valori che il Petrignano cerca di trasmettere ai suoi ragazzi. Esatto, sono i valori fondamentali. Noi cerchiamo di portare avanti questo programma, che poi è il programma della federazione, che ci impone la federazione. I nostri tecnici sono tutti preparati e fanno dei corsi di aggiornamento. E noi, ecco, facciamo né più né meno di quello che bisogna fare, cioè di quello che ci impone la federazione, e cerchiamo di riportarlo sul campo con i nostri tecnici che abbiamo. È questo lo spirito che vi permette anche di sentire meno la fatica di queste faticose serate della festa? Sicuramente sì, poi dopo è logico, come credo da tutte le parti, i problemi ci sono, perché sono problemi con i genitori, con i ragazzini, è logico, qui non è un'isola felice, diciamo, però cerchiamo di portare a termine un percorso, un lavoro che poi avrà i suoi frutti nel corso degli anni. Certo, se noi pretendiamo di vincere subito, pretendiamo di farli diventare tutti campioni su un giro di una stagione, è praticamente impossibile. Noi stiamo lavorando per costruire il futuro della SD Petrignano, che potrebbe essere la prima squadra per alcuni e per altri potrà essere la Serie D, la Serie C, la Serie B o la Serie A.